sono quasi il tempo pieno. Immagino. E ieri sera c'è stato un evento che se c'era qualche giornalista... Lì da voi? C'era nessuno? Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Telechiara. Vi presento subito l'ospite che ci farà compagnia oggi, è Emilio Dalla Chiesa, che è direttore artistico del Portello River Festival di Padova. Intanto grazie di essere con noi. Due parole solo per spiegare ai nostri telespettatori che cos'è il Portello River Festival, quinta edizione tra l'altro quest'anno. Ecco, quinta edizione di un'iniziativa che nasce ovviamente 5 anni fa come una scommessa. Collocarsi in un quartiere, in un'area abbastanza delicata, diciamo, in parole eleganti. Esatto. Io abito in quel quartiere da 30 anni e quella porta io non oltrepassavo dopo le 9 di sera d'estate, perché avevo paura, insomma, non solo io ma anche gli abitanti del quartiere. Ecco, io ho pensato così, fantasticando, quanto spende l'amministrazione nel risolvere il problema del degrado sociale in forze dell'ordine? Costano, perché cioè gli straordinari di polizia e carabinieri fanno il loro lavoro, vanno pagati giustamente. Secondo me, secondo noi dell'associazione, ci siamo chiesti, forse spendendo molto meno, presidiando culturalmente, diamo un bel contributo a risolvere. Non dico risolvere del tutto, però a rendere più vivibile, certo, la zona. Ecco, questa scommessa credo che sia stata vinta. Poi entreremo appunto nel vivo anche di questa edizione. Abbiamo sentito una scommessa per la sicurezza, ma soprattutto per la cultura di una zona del centro di Padova. E continuiamo con le notizie di cronaca. Per ipotesi di reato di sfruttamento della prostituzione online, i carabinieri di Trieste, in collaborazione con la squadra mobile del capoluogo Giuliano, ha deferito in stato di libertà 42 persone di varie province, tra le quali anche Trieste, Padova, Rovigo e Treviso. L'organizzazione faceva capo un uomo di 41 anni, residente in provincia di Ferrara, che operava attraverso un sito internet denominato Piccole Trasgressioni per offrire servizi sessuali a pagamento in tutte le province italiane. Il sito, ora oscurato, offriva agli utenti la possibilità di accedere alle offerte di prestazioni sessuali nelle province italiane di gradimento e per volume di affari, il numero di annunci era da considerarsi più grande del genere a livello nazionale. Le offerte medie giornaliere erano pari a 4.800 annunci per un giro d'affari di circa 3 milioni di euro all'anno. E due albanesi regolari in Italia sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, a conclusione di un'indagine condotta questa volta dalla squadra mobile della Questura di Verona contro il mercato della droga nelle località turistiche del Lago di Garda. I due a bordo di due auto sono stati bloccati al casello autostradale di Desenzano e in una delle due vetture, celati in un vano ricavato vicino al blocco sterzo, sono stati trovati 275 grammi di cocaina pura. I due svolgevano il ruolo di corriere, rifornitori di piccoli spacciatori che poi operavano lungo le sponde del Garda, vicino a discoteche e locali pubblici. Obbligavano madre e figlia rumene a prostituirsi, minacciandole e abusando anche della giovane, dopo averle convinte a seguirli in Italia con il miraggio di un lavoro per pagare un debito nei loro confronti di appena 1000 euro. La crudeltà di due fratelli rumeni sono finite grazie alle indagini dei carabinieri di Peschiera del Garda, che li hanno tratti in arresto per induzione e sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. I militari hanno anche arrestato un complice dei due. Le indagini hanno accertato che la giovane era costretta a prostituirsi perché altrimenti la madre, secondo le minacce fatte dai due romeni arrestati, sarebbe stata uccisa. Le donne erano costrette a vivere all'interno di un'auto parcheggiata in un campo agricolo di proprietà dell'italiano tratto in arresto. E un vicentino di 62 anni, Mario Tagliapietra, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex moglie di 46 anni. L'uomo, secondo gli elementi in possesso degli investigatori, minacciava da tempo la donna di morte. Nell'ultimo episodio l'uomo si era presentato davanti alla donna con in mano un coltello, minacciando poi di colpirla con un'ascia. I due, separati da tempo, erano però rimasti a vivere nella stessa casa a Calvene, nel Vicentino, la donna al piano terra, l'uomo al primo piano.
In Friuli Venezia Giulia i gruppi dei volontari per la sicurezza saranno operativi in autunno. La giunta regionale, sulla base di una legge sulla sicurezza approvata dal Consiglio in primavera, varerà nelle prossime settimane un apposito regolamento nel quale saranno precisate le caratteristiche dei volontari, le loro operatività e soprattutto le loro modalità di azione. In Friuli Venezia Giulia, già in diversi comuni della provincia di Pordenone, le ronde saranno sviluppate negli anni scorsi, ora ci sarà anche una legge che prevede i necessari finanziamenti. E sono definite stabili le condizioni di Marco Piagentini, 42 anni, uno dei feriti più gravi nell'esplosione di Viareggio, ricoverato da lunedì al centro Grandi Ostioni di Padova. L'uomo, sottoposto l'altro ieri a un primo intervento chirurgico, è in prognosi riservato, una successiva valutazione clinica sarà fatta domani mattina. La famiglia di Piagentini è stata tra le altre le più colpite nel disastro ferroviario. L'uomo ha perso nell'esplosione due figli, Lorenzo 2 anni e Luca di 5, mentre la moglie Stefania è a sua volta ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. E con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi con danni alle infrastrutture delle aziende agricole verificatisi in provincia di Padova e Venezia dal 10 al 17 dicembre 2008 e a Verona dal 1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009. Manifestazione di protesta dei 534 lavoratori della Ideal Standard di Orcenigo di Zoppola nel Pordenonese dopo l'annuncio fatto ieri dalla proprietà della chiusura di due dei cinque stabilimenti italiani della Cassa Integrazione Straordinaria per tutti i 1900 lavoratori del gruppo. La mobilitazione si è svolta con 4 ore di sciopero a turno e con il blocco dell'entrata e dell'uscita dei camion dei fornitori oltre che con un rallentamento del traffico lungo la statale 13 Ponte Bano. La proprietà si sarebbe comunque dimostrata disponibile a un incontro con i sindacati che potrebbe avvenire già da lunedì. Carmignano di Brenta, scooter e biciclette alimentati con energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici sono offerti ai dipendenti per il tragitto casa-lavoro da una ditta padovana del settore, la Solon S.p.A. L'azienda produce moduli e sistemi fotovoltaici. La Solon ha offerto ai propri dipendenti la possibilità di scegliere questi mezzi ecocompatibili per percorrere appunto il tragitto casa-lavoro. E con un viaggio di 2 vaporetti lungo il Canal Grande è stato dato il via ufficiale oggi a Venezia all'offerta di connessione Wi-Fi gratis a internet ai residenti. Il Wi-Fi Day ha visto giornalisti, testimonia e il blogger sperimentare la connessione senza fili grazie alla rete allestita dall'amministrazione comunale che punta così a attirare insediamenti, investimenti in tecnologie e stimolare un rinnovamento della macchina amministrativa e burocratica. Sono già 10.000 nuovi cittadini digitali che si sono iscritti. La più piccola ha 1 anno, la più anziana ne ha 94. E dopo una maratona di quasi 6 ore, il Consiglio Comunale di Trieste ha dato parere favorevole al progetto del Parco del Mare. Il Parco del Mare è un progetto da 50 milioni di euro di investimento, sarà articolato su una superficie di 14.000 metri quadrati sul fronte mare, in grado ogni anno di attirare turisti, almeno 500.000 turisti. La realizzazione è prevista per il 2012, 3 soggetti promotori, il Comune e la Camera di Commercio. Il Parco di Trieste si proporrà come l'acquario della Bora con un percorso delle visite che attraverserà la storia di Trieste, quale porta dell'Ovest e porta dell'Est. Dal rinnovato e potenziato impegno dei soldati italiani in Afghanistan al nuovo decreto sicurezza approvato ieri. Il ministro Ignazio La Russa ha affrontato argomenti anche molto impegnativi in occasione della sua visita avvenuta ieri all'aeroporto Baracca di Casarsa della Delizia, una mattinata intensa scandita da tempi militari che ripercorriamo in questo servizio. Dall'impegno italiano in Afghanistan al decreto sicurezza all'impiego dei militari nelle città sono stati questi 3 argomenti affrontati dal ministro italiano della difesa Ignazio La Russa nella sua visita di stamattina all'aeroporto Francesco Baracca di Casarsa della Delizia dove è distanza il 5° reggimento Rigel. Tra i motivi della visita ha chiarito il ministro anzitutto ricordare la tragedia del 2 luglio 93, 16 anni fa quando durante l'operazione Canguro 12 in Somalia 3 militari della Folgore morirono presso il checkpoint italiano Pasta sotto i colpi dei miliziani somali, poi venire in visita al primo asilo interno a una struttura militare inaugurato dallo stesso La Russa 1 anno fa e che oggi ospita 14 bambini e infine verificare quali mezzi sono in dotazione ai militari italiani che operano in Afghanistan. La nostra presenza nelle missioni può essere diminuita nella quantità, è una valutazione politica che non appartiene solo a me, ma non potrà mai essere diminuita nelle risorse necessarie a offrire ai nostri soldati il massimo di sostegno, il meglio dei mezzi disponibili, il
massimo della sicurezza umanamente immaginabile. Sull'Afghanistan il ministro ha annunciato che l'Italia invierà altri due Tornado in aggiunta ai due già operativi. 500 militari italiani partiranno prossimamente per il paese asiatico e vi rimarranno per tutta la durata delle elezioni. Sulla prossima approvazione del decreto sicurezza la russa l'ha poi definita un passo avanti nell'impegno preso con gli italiani. Riguardo al recente provvedimento che io ho proposto e che tutto il Consiglio dei Ministri ha approvato con l'intesa di Maroni, anche prevede l'aumento di altri 1.200 fino a 4.250 complessiva, quindi 1.250 in più soldati che si aggiungeranno ad altrettanti uomini dei carabinieri e della polizia per assicurare in alcuni quartieri di tutte le città italiane che fossero considerate in condizione di dover avere bisogno di questo aiuto, svolgeranno un'azione di controllo del territorio e quindi di contrasto della criminalità. È sicuramente un provvedimento non risolutivo, ma che aiuta molto se è vero che dove hanno già operato il numero dei reati è sceso fino al 40%. Assieme alla russa anche il deputato del PDL Gianfranco Paglia, ferito e rimasto disabile dopo l'operazione del checkpoint Pasta, e per questo premiato con medaglia d'oro al valor militare, che per la prima volta incontrava in visita ufficiale il suo allora comandante di plotone Paolo Riccò, oggi a capo del 5° reggimento Rigel. È un modo per ricordare i nostri caduti. Perdemmo Andrea Millevoi, Pasquale Baccaro, Stefano Paulicchi, quindi è per loro che siamo qua oggi. Rispetto a 16 anni fa, le forze armate di oggi che cosa hanno acquistato in più, imparato in più, anche da tutte le esperienze sul campo nei paesi stranieri? Grande professionalità, è tutta gente che ci crede, uomini e donne, quindi questo è importante. Chiudiamo questa pagina dedicata anche alla sicurezza, parliamo appunto di sicurezza ma di cultura, come abbiamo sentito prima, quinta edizione del Portello River Festival. Siamo con Emilio Della Chiesa che è direttore artistico. Allora, parliamo un po' di come è iniziata e come sono andati questi primi appuntamenti, perché ricordiamolo che appunto è iniziato il 19 giugno e proseguirà fino al 19 luglio questa importante rassegna. Siamo subito partiti con contributo culturale e musicale dall'Afghanistan. Sì, per rimanere in tema. Esatto, anche perché ricordiamo un po' il tema di quest'anno. Il tema, c'è un tema generale che accompagna, cioè su cui nasce il festival da 5 anni questa parte, è etnicità e diaspore. Dentro questo titolo noi ogni anno scegliamo un tema che a nostro avviso genera la diaspora. L'anno precedente erano i muri, tutti i muri, quelli morali, quelli fisici, quelli economici, ecco, il tema di quest'anno è apatris, colui che non ha patria o il clandestino, voglio dire, ed è proprio di oggi, credo, la notizia che è legge dello Stato, quella che vuole che il clandestino va messo in carcere. Questo ci preoccupa, seriamente ci preoccupa. A questo punto mi dichiaro un clandestino, perché per mille motivi, voglio dire, anche Cristo era un clandestino, se vogliamo andare nella storia dell'uomo. Comunque noi con questi temi abbiamo elaborato il nostro programma culturale, infatti c'è un concerto dall'Afghanistan, è seguito un concerto dall'Estonia. Ecco l'originalità, un gruppo dell'Estonia che fa Zorbas. Zorba è la musica tradizionale greca, voglio dire, però in lingua estone. Comunque, è un melting pot, certo. Un melting pot, il festival, un melting pot, i suoi contenuti. E c'è un grande evento a venire, ecco, per chi ha perso le prime serate, nulla. Non si spaventi, sì, nulla è perduto. Vediamo anche appunto il sito internet dove si può vedere tutto il programma, quindi non perdersi, certo, i prossimi appuntamenti. Qual è l'appuntamento importante che dobbiamo aspettare? Dal nostro punto di vista, per noi tutti gli eventi, certo, sono importanti, ovviamente, perché sono amati, ricercati, programmati con il cuore in mano, ecco. Però potrei segnalare quelli che stanno ancora, certo, per venire. A mio avviso, Seven Gate of Jerusalem, presentato da Jessica Einaudi, figlia del grande musicista Ludovico Einaudi. E cos'è Seven Gate of Jerusalem? E le sette porte di Gerusalemme, perché l'ottava è quella di Dio. Ecco, è un'opera complessa, perché viaggia e si rappresenta su 3 piani differenti. E la parte sinfonica, credo c'è circa 100-200 orchestrali, il coro,
i danzatori, la parte multimediale su una grande, grande proiezione, e noi la presentiamo ovviamente come filmato, come opera unica, come unica rappresentazione in Italia. La produzione è la TV polacca e l'autore, diciamo, il direttore di questa opera è Krzysztof Penderecki, uno dei più grandi compositori polacchi, ed è un celebre alla SOA, diciamo, ecco. Per noi è un grande evento importante. Non da meno è poi la guerra dell'acqua, il Darfur, cioè l'acqua come elemento scatenante delle guerre del terzo millennio, è già motivo di guerre, ecco, si affronterà il Darfur, sarà presente anche, ce l'auguriamo che faccia in tempo, anche perché continua a viaggiare come un matto, anzi è stato 8 mesi in carcere in Sudan, proprio causa di quel film, e quel film poi è costituito prova per la Commissione dei diritti dell'AIA per incriminare il presidente del Sudan, no? E dopodiché, diciamo, oltre quei due eventi, vedo ci saranno i Piramid che vengono dal Chad, esatto. Dall'Africa, ecco. Poi ci saranno i Coribanti che vengono dal Salento, ci porteranno la pizzica, la musica popolare salentina, che dire, ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti. E ricordiamo dove si svolge il festival. Ecco, il festival, io credo che tutte le manifestazioni culturali devono fare onore al loro titolo, River Film Fest, Portello River Festival. Quindi ecco, è un festival sul fiume, in mezzo al fiume, il palcoscenico è una zattera sospesa, come metafora, ecco. Questa è la cosa migliore, vedete appunto in sovraimpressione poi il sito internet di tutta la rassegna. Io la ringrazio per la sua partecipazione, in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti, decisamente da non perdere, ci rivedremo magari per altre novità inerenti sempre al Portello, avremo modo di parlarne magari proprio a luglio. Ci fermiamo qui invece con l'informazione che ritorna alle 16.30 con il nostro notiziario flash, arrivederci.